Oggi parliamo di stablecoins, sono asset di cui si parla molto poco e che si tende a dare per scontati. Beh, tanto devono sempre valere lo stesso, quindi perché preoccuparsene? In realtà dietro c'è molto di più. Alcune di esse sono centralizzate e altre sono decentralizzate. Alcune sono regolamentate e altre non sono regolamentate. Alcune detengono per davvero i dollari che tokenizzano, mentre le altre hanno il permesso di fare una sorta di riserva frazionaria, quindi di andare a investire a loro volta i fondi ed i liquidi. Insomma, c'è veramente di tutto e di più dietro il mondo delle stablecoins. Questo è il motivo per cui oggi, in questo video, andremo ad esaminare quelle ovviamente più capitalizzate e più utilizzate e andremo a mettere in risalto le differenze tra una e l'altra, concentrandoci soprattutto su due cose: i rischi e l'utilità effettiva di una stablecoin rispetto all'altra. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. USDT, USDC, BUSD, GUSD, insomma ormai c'è tutto l'alfabeto degli USD come stable coins. Oggi facciamo un po' il punto su questa questione, vediamo quali vale davvero la pena utilizzare, per quale motivo, dove sono i rischi, quali sono i pro, quali sono i contro delle stable coins. Insomma, alla fine di questo video saprete tutto quello che c'è da sapere per minimizzare il rischio di utilizzo delle stable coins e massimizzarne l'efficacia. Attenzione che alla fine del video, dopo avervi descritto tutte le principali stable coins, che traggo le conclusioni più importanti, ovvero quali utilizzerei e come. Quindi vi raccomando di non fare i pigri e di guardare il video fino alla fine. Se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like anche a questo video. Sapete che mi gasate ai massimi, ormai non ve lo devo dire neanche più, e a voi non costa nulla. Iscrivetevi, mi raccomando, al canale, cliccando anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche ad ogni mio nuovo video, e seguitemi sugli altri canali social di cui vi lascio i link in descrizione. Iniziamo con la coin più utilizzata, ma nel contempo più dibattuta, discussa, amata o odiata, ovvero Tether USD, USDT che dir si voglia. USDT è la stablecoin più capitalizzata in assoluto e terza per capitalizzazione complessiva di tutte le cripto, arrivando appunto a capitalizzare più di 9 miliardi di dollari. Pensate cosa significa. USDT è una stablecoin che si basa sull'idea che come sottostante detiene una quantità di fondi in dollari pari al numero di coin erogate, quindi 9 miliardi di USDT, da qualche parte in qualche conto bancario ci devono essere 9 miliardi di dollari. In verità non è proprio così, perché USDT, Tether, la società Tether, si riserva la possibilità, scusate il gioco di parole, di fare riserva frazionaria. Cosa significa? Significa che, un po' come fanno le banche, detiene una parte, una piccola parte in liquidità nelle casse appunto di un conto bancario, e la restante parte la investe, la utilizza tramite prestiti, appunto investimenti e cose varie. Questa è una delle cose che ha sollevato un po' di malumori tra gli utilizzatori delle stable coins, perché c'è un po' il timore che qualora si faccia un prelievo di massa o qualcosa del genere ci sia un rischio effettivamente di non avere a disposizione tutta la liquidità. Il secondo timore sollevato nei confronti di USDT è quello legato alla scarsa trasparenza, perché in tutti questi anni sono state più volte chiesti degli audit, delle verifiche da parte anche di uffici della procura americana e comunque enti governativi importanti, e non sono mai stati fatti effettivamente degli audit come il percorso di audit appunto dovrebbe prevedere, ma l'unica verifica che è stata fatta è da parte di uno studio legale privato nell'anno 2018. La società Tether è sempre stata un po' evasiva in termini di trasparenza, sempre, proprio perché ha spostato più volte la sua sede e i conti bancari, cioè le banche alle quali si appoggiava, cercando di evadere il più possibile dagli obblighi di trasparenza, di dichiarazione e di fiscalità, arrivando attualmente ad appoggiarsi ad una banca alle Bahamas. L'unica cosa che non voglio fare è fare troppo allarmismo, perché è vero, Tether è poco trasparente, non si può dire certo che sia particolarmente virtuosa, tant'è che fa parte delle coin non regolamentate, proprio perché tende ad eludere questi sistemi di regolamentazione, tutti gli obblighi a cui dovrebbe adempiere. Tuttavia teniamo in conto una cosa, io mi sento di dire questo: secondo voi
Tutti gli exchange maggiori, tra cui Binance, per dirne uno, che detengono tantissimi fondi in USDT nei loro cold wallet, si addosserebbero il rischio di utilizzare una stablecoin a rischio di insolvenza? Secondo me no. Tuttavia, vi dico la verità, non la holderei perché ci sono alternative migliori. Direttamente su questo filone si va ad inserire la seconda stablecoin per capitalizzazione, ovvero USDC. La C, la C finale, sta per Center, che è una società creata dalla collaborazione di Circle e Coinbase e si occupa appunto della creazione di asset collateralizzati e stabili. Il primo asset creato è appunto USDC, una stablecoin il cui valore è legato al valore del dollaro ed è collateralizzato da dei fondi sottostanti, quindi un conto bancario contenente dollari nel quale è possibile anche in questo caso far riserva frazionaria. La differenza principale, come vi dicevo, con USDT è il fatto che USDC utilizza come cavallo di battaglia la trasparenza e l'ottemperanza alle leggi americane. È una società appunto americana e in quanto tale rispetta le norme dell'SEC che sono molto molto severe. Inoltre pubblica mensilmente un report, un audit effettuato da uno studio legale indipendente che va a verificare la presenza degli asset che dovrebbero fare appunto da sottostante degli USDC in circolo. Con la nascita e l'esplosione delle piattaforme SeFi e DeFi, essendo USDC un token ERC20 e quindi supportato da tutte queste, ha preso ancora più piede, proprio perché appunto è una stablecoin che la si può definire sicura e trasparente. Tra tutte mi sento di dire che appunto è la più sicura. Per questo motivo è molto apprezzata soprattutto dalle piattaforme SeFi, che ci tengono a rispettare le regole e a minimizzare i rischi. E infatti Nexo, Celsius, BlockFi, eccetera, eccetera, l'accettano tutte senza alcuna regola. L'unico contro che ha è di essere magari meno presente sugli exchange in coppia con altre coin, dove, ahimè, USDT è ancora quella che ha più piede in assoluto. Altre due sue caratteristiche importanti sono l'essere completamente open source, che appunto cavalca di nuovo l'onda della trasparenza, e un'altra che è bene e male, lo lascio decidere a voi, è la censurabilità e l'oscurabilità, perché essendo ottemperante appunto alle leggi, essendo regolamentata a tutti gli effetti, ha il diritto Center, la società che la eroga e la gestisce, di andare a blacklistare alcuni address, alcune transazioni e di controllare in qualche modo l'uso che viene fatto della sua stablecoin. Andiamo avanti con la prossima nella lista, Paxos. Paxos è erogata dall'omonima azienda il cui scopo è andare a creare dei crypto asset basati su asset tradizionali. Conoscerete molto bene Pax Gold perché ne abbiamo parlato in un altro video, che è un token legato al prezzo dell'oro. Bene, Paxos in realtà è il primo prodotto di questa azienda ed è un token il cui prezzo è legato al valore di un dollaro. Paxos è l'unica stablecoin che non fa riserva frazionaria, ovvero si appoggia ha una liquidità totalmente presente in conti correnti. Anch'essa è una società americana riconosciuta e certificata dal New York Department of Financial Services e quindi ottemperante alle sue leggi, regolamentata in tutti i suoi aspetti, come parlavamo, quindi con gli stessi pro e gli stessi contro di USDC di cui abbiamo parlato poco fa, ed è ampiamente utilizzata nelle piattaforme, soprattutto SeFi. Il suo uso al di fuori di questo, quindi quello forse un po' più tradizionale, un po' più legato al banking nel settore crypto, è ancora estremamente limitato. Si trova molto poco sugli exchange e si trova, diciamo, soltanto sugli exchange istituzionalizzati. Scendendo ancora in termini di classifica di capitalizzazione, troviamo quella più cara ai puristi delle cripto, ovvero DAI. DAI è la prima stablecoin, non è collateralizzata da asset fisici, quindi fiat-backed, se vogliamo dire così, ma è crypto-backed. Tramite una leva di interessi, diciamo così, che mirano a bilanciare domande e offerte appunto sul valore di un dollaro, il suo valore è mantenuto costante. La si crea collateralizzando altri asset, quindi depositando, vincolando alcune cripto sulla piattaforma Maker, a tutto il pro della decentralizzazione. Quindi il non essere censurabile, il non essere legata ad un asset fisico e l'essere completamente cripto, diciamo così. È
in piena filosofia cripto. Il suo valore non è legato a qualcosa che è al di fuori del mondo cripto. Quindi, per questo motivo, è tanto caro ovviamente al mondo della DeFi che la vede come coin più utilizzata in assoluto. I contro, ci sono anche quelli, sono il maggior rischio, se vogliamo metterlo giù in questo modo, perché comunque, nonostante sia presente da moltissimo tempo e sia sopravvissuta a tutti i pump e i dump di Ethereum e di tutte le altre cripto senza mai staccarsi dal valore di un dollaro, è più comunque rischiosa perché è un qualcosa di nuovo, non è garantito da nessuno, non ci sono normative a proteggere gli utilizzatori e quindi insomma uno si addossa volente o nolente un po' di rischio in più. Inoltre è più volatile proprio perché il suo valore è mantenuto costante da un gioco di domande e offerta, spesso e volentieri fluttua anche magari di qualche punto percentuale sopra o sotto al dollaro stesso. Continuiamo con Binance USD o BUSD, che è un'altra stablecoin sempre erogata dalla società Paxos in collaborazione chiaramente con Binance. Che differenza c'è con Paxos? Mi viene da dire nessuna, perché comunque le caratteristiche che le accomunano sono le medesime. Tuttavia, BUSD è strettamente legata all'ecosistema Binance, quindi alla Binance Chain, esiste il suo corrispettivo BEP2, quindi sullo standard della Binance Chain, e sulle future applicazioni che vedranno la DeFi sulla Binance Chain, immagino sarà largamente utilizzata. E inoltre, evito di dire, essendo ovvio, che è largamente utilizzata in tutte le applicazioni e gli ecosistemi di Binance stesso. Però altrove, al di fuori, è ancora molto limitata. Poi abbiamo True USD o TUSD, che non è USDT, fate molta attenzione. È emessa dalla società Trust Token, che è una società anch'essa regolamentata dai dipartimenti, quindi finanziari statunitensi, il cui scopo è garantire la massima trasparenza e fiducia agli utilizzatori, da lì il nome. In che modo? I fondi sono completamente liquidi, quindi nessun tipo di riserva frazionaria, non sono custoditi dalla Trust Token, ma sono custoditi in cosiddetti escrow, ovvero dei diciamo depositi di terze parti che ai quali per avere accesso è necessario il consenso sia di Trust Token che del detentore della coin stessa. Di conseguenza, Trust Token non ha accesso diretto ai fondi senza l'approvazione del detentore del token stesso. Inoltre, il detentore del token ha tutela legale sui fondi che possiede ed è l'unico caso in cui accade. Per il resto, hanno gli stessi pro e gli stessi contro delle coin regolamentate e centralizzate che abbiamo visto poco fa. L'ultima coin della categoria legacy delle stable coin, quindi quelle tradizionali, diciamo, che cito, è GUSD, che è la stable coin erogata da Gemini, che anch'essa è una società regolamentata e riconosciuta dai dipartimenti finanziari statunitensi. Non ha nulla di diverso dalle altre coin di cui abbiamo parlato fino ad ora, insomma. Centralizzata, regolamentata, trasparente, c'è anche qui un audit mensile che dimostra il possesso degli asset e per il resto né più né meno, soltanto brandizzata Gemini. Infine vi cito in una botta sola le ultime tre che trattiamo oggi, che si contrappongono con tutte le stablecoins che vi ho mostrato fino ad adesso, ad eccezione di DAI, con la quale condividono la filosofia e alcune caratteristiche importanti, quali la decentralizzazione, la non regolamentazione e il non essere collateralizzate da asset fisici. Il loro valore rimane stabile sempre grazie ad un gioco di domande e offerta mantenuto a convergere sul valore di un dollaro grazie alla collateralizzazione on-chain, quindi sulla blockchain Ethereum tramite smart contract con asset crypto. Queste tre coin sono SUSD, che è lo USD della piattaforma Synthetix, MUSD, che è lo USD della piattaforma MStable, e infine RSV, che è Reserve, che è una stablecoin che merita un po' un discorso tutto suo, in quanto molto particolare. SUSD, ve l'ho detto, è creata sulla piattaforma Synthetix, che sta prendendo sempre più piede, che è una piattaforma di creazione di asset sintetici, dove si può andare a fare trading su diverse collateralizzazioni crypto di asset tradizionali. SUSD è uno di questi ed è appunto la stablecoin legata ad un valore di un dollaro. MUSD invece è un'eccellente trovata del mondo DeFi grazie alla piattaforma MStable che la crea collateralizzando
collateralizzandola con altre stable coins, quindi il sottostante di questa stable coins sono altre stable coins. La differenza è che Reserve punta a diventare sempre più decentralizzata, svincolandosi addirittura dal valore del dollaro. Lo scopo finale è arrivare ad avere un potere d'acquisto costante e quindi essere inflation proof, resistente all'inflazione. Ho dedicato un video ad essa, se volete approfondirla ve lo lascio qua. Traiamo infine le conclusioni. Quali stablecoins conviene utilizzare, su che ambito, quali sono i rischi? Allora, come abbiamo ben visto, i rischi sono di due tipi. Il rischio di volatilità, il secondo rischio è quello di perdita del peg, come si suol dire, che è legato al discorso della volatilità, ma magari è legato anche a un discorso di mancanza effettiva del collaterale. Se si scoprisse che una coin non avesse in realtà il collaterale che dice di avere sotto, sarebbe una catastrofe, ed è questo il tema ricorrente su USDT. Per questo motivo io tendo a non holdare, inteso come detenere a lungo o utilizzare su piattaforme di rendita passiva, dove la detenzione a lungo è implicita, delle coin che non hanno questo tipo di garanzie, e quindi su queste piattaforme io mi limito a USDC piuttosto che tutte quelle tipo Paxos, quelle che abbiamo visto, che hanno massima trasparenza e massima regolamentazione, perché comunque è ciò di cui abbiamo bisogno. Di contro, quando vado a fare un trade sugli exchange o quando ho un fondo in stable coins che voglio appunto utilizzare per il trading, sono ahimè obbligato a scegliere il male minore, che è detenere e utilizzare USDT, in quanto è quella maggiormente adatta ad un'applicazione simile, in quanto le copie di trading sono quasi tutte in USDT, quelle in stable coins. Ve l'ho detto, non ho il timore che da un giorno all'altro sparisca Tether in quanto non collateralizzato o qualcosa di simile, per il motivo che vi ho detto prima. Tuttavia mi rendo conto, e lo ammetto, che è meno sicura delle sue controparti certificate. Infine, per quanto riguarda il mondo DeFi, quindi l'utilizzo su piattaforme DeFi, per ovvi motivi si tenderà sempre di più ad andare verso quelle cripto che sono decentralizzate e slegate dal mondo esterno quanto più possibile, quindi DAI e le ultime tre che abbiamo citato. Sicuramente ne nasceranno tante altre e sicuramente il panorama delle stable coins sarà uno di quelli più fertili dei prossimi anni, proprio per questi temi di finanza decentralizzata che stanno nascendo e crescendo in continuazione. Ora vi chiedo il vostro di parere. Voi cosa ne pensate di queste stable coins? Siete tranquilli ad esempio a utilizzare USDT o pensate che potrebbe veramente sparire da un giorno all'altro? Quali tra queste stable coins utilizzate e come? Insomma, ditemi la vostra, che come sempre ci confrontiamo. Vi ringrazio per avermi seguito, per essere arrivati fin qui. Se avete davvero visto tutto il video, lasciatemi un commento per dimostrarmelo, che se no non ci credo, e vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!